tanto tuonò che piove. Andrea Asciuti, consigliere comunale della Lega, era già entrato in rotta di collisione con il suo partito quando paragonò il vaccino e il Green Pass all'Olocausto, suscitando bufera trasversale e indignazione della comunità ebraica. All'epoca, spiega Asciuti senza fare nomi, mi dissero o te ne vai o ti buttiamo fuori noi. Alla fine se n'è andato lui, lo ha annunciato in consiglio comunale durante la discussione di una mozione del PD per introdurre l'obbligo vaccinale. Asciuti ha votato contrario, ma ha annunciato di dimettersi dal gruppo e dalla Lega, per incoerenza del leader Matteo Salvini. La Lega era partita con una certa linea che poi purtroppo, per quanto riguarda le vaccinazioni, lentamente si è cambiata. Asciuti si deve dimettere anche da consigliere? Sì. Nessuna dimissione, risponde Asciuti, entro nel gruppo misto. Al di là della posizione chiaramente no-vax di Asciuti, anche se lui si definisce free-vax, la mozione PD ha portato turbolenze all'interno del centrodestra. Coccolini, Lega e Bocci, gruppo misto ma esponente di centrodestra, hanno votato a favore. Quando il Presidente del Consiglio dà delle indicazioni e tutta l'Assise, il Consiglio dei Ministri vota all'unanimità certi principi, mi domando perché a livello locale noi dobbiamo andare contro questi principi. Nessuna rottura nella Lega e nel centrodestra, assicura il capogruppo. La posizione sull'obbligo vaccinale della Lega è chiara. Siamo contro l'obbligo vaccinale. Questo non significa screditare il vaccino, non significa assumere posizioni no-vax estreme come quelle che abbiamo visto da parte di alcuni ieri in Consiglio Comunale. Dall'altro lato, quindi, il problema non è tanto della Lega. Il problema e di altre persone che evidentemente devono capire, identificarsi in un movimento che ha porte aperte a tutti.